Allora, noi abbiamo già introdotto i cicli inversi, ovviamente nel caso più ideale possibile, cioè nel caso di una macchina di Carnot di tipo inverso. Quindi abbiamo visto che è possibile, diciamo, facendo operare una macchina su un piano TS in modo inverso, quindi queste sono le due temperature TB e TA, queste sono ovviamente la nostra macchina che funziona in modo inverso, 1, 2, 3 e 4, è possibile trasferire energia termica da un set a temperatura più bassa TB a un set a temperatura TA più alta T con A. Questo l'abbiamo già visto quando avete visto la macchina di Carnot inversa operare tra due set a queste due temperature diverse. Ovviamente la macchina, per poter funzionare, abbiamo visto, ha bisogno di lavoro. Vi ricordate? Questo è il sistema, questi sono i due set, T con B e T con A, questa era la quantità QB che veniva fornita, questa è, che veniva sottratta, questa è la Q con A che viene fornita e questa è il lavoro che utile, diciamo, che bisognava ovviamente dare da un SEM per poter far funzionare questa macchina. Beh, abbiamo anche visto, questo secondo l'enunciato di Clausius, l'enunciazione del secondo principio dell'enunciato di Clausius, che non era possibile senza questo, diciamo, contributo trasferire energia termica da un set a temperatura inferiore da un set a temperatura superiore in modo continuativo. Prego. Qua è il dato, che cosa? Qua, qua è uscente dal mio sistema e QB ovviamente è entrante, vi ricordate? Cosa? Perché è un ciclo inverso, quindi io qua sto, non sto diciamo, trasferendo, non sto convertendo energia termica in energia meccanica come faccio nei cicli diretti. Nei cicli inversi faccio esattamente il contrario, cioè do energia meccanica al mio sistema per poter consentire di prendere energia da un set a temperatura più bassa e di trasferirla a un set a temperatura più alta. Ovviamente se tu fai questo in modo continuativo, perché stiamo dicendo continuativamente questo, ovviamente il delta U, diciamo, in questa, diciamo, trasformazione ciclica è uguale a zero, perché come tutte le trasformazioni cicliche sapete che, diciamo, che il sistema ritorna nelle condizioni iniziali. Per cui che cosa puoi dire? Puoi dire per, diciamo, per il primo principio QB più L ovviamente le punte L, pardon, questo o lo mettiamo col punto col Q la stessa cosa, o lo fai per unità di tempo o lo fai in un tempo finito, quindi qua puoi mettere i puntini a tutti e tre oppure non metti i puntini, stai fotografando un ciclo intero. Quindi QB più L uguale a QA, come abbiamo fatto noi, diciamo, nella prima volta, e poi abbiamo scritto anche il secondo principio e abbiamo detto quindi che flusso entropico entrante QB su TB più ovviamente la S generata è uguale al flusso Q con A diviso T. Ma questo è quello che abbiamo detto già quando abbiamo fatto la macchina di Carnot inversa. Ci siamo soffermati a lungo su questa macchina e anche sulle reversibilità che potevano esserci. Ricordiamoci, questa macchina cosa fa? C'ho un compressore, quindi una compressione 1-2, quindi porto il fluido dalle condizioni 1 alle condizioni 2 in modo adiabatico e internamente reversibile, quindi questa trasformazione era una trasformazione isentropica. Dopodiché cosa facevo? Facevo una, cioè, diciamo, un fornivo energia termica dal punto 2 al punto 3, fornivo energia termica perché ovviamente al set T con A, quindi portavo in modo isotermo il fluido dalle condizioni 2 alle condizioni 3. Quindi questa trasformazione, vi ricordate, è un'isoterma. È un'isoterma anche non solo internamente reversibile, ma anche esternamente reversibile. Perché? Perché come vedete da questa figura, il delta T che noi manteniamo tra il sistema e il set è un delta T infinitesimo. E quindi quando io faccio avvenire questa cessione di energia termica da un sistema al, diciamo, a un altro, su differenze di temperature infinitesime, posso ritenere che la generazione entropica sia nulla. Ovviamente ancora facevo
la mia espansione 3-4 in modo di abatica interamente reversibile e poi la trasformazione 4-1 analogamente alla 3-2, però questa volta mentre qui ho che prendo energia termica da 7 TB e la porto qui, qua invece è esattamente il contrario. E quindi ovviamente questo ciclo prende energia da questo da questo sistema e la porta a quest'altro sistema, va bene? Per poter fare questo ho bisogno di lavoro. Ora, nel caso in cui la macchina sia reversibile, ovviamente noi abbiamo visto che ne si è generato interno ed esterno era nulla, e quindi avevamo che con B, diciamo su T con B, era uguale a Q con A su T con A. Questo soltanto per la macchina di Carnot, perché abbiamo visto già quando queste delta T diventano finiti, questa si è generata, è un essere generato esterno e quindi comincia ovviamente ad avere un certo peso. E abbiamo definito anche un coefficiente di prestazione COP diverso a seconda delle finalità, perché potevo avere due finalità di questo ciclo: uno era il frigorifero e un'altra era la pompa di calore. Vi ricordate? Qual era la finalità del frigorifero? Quella di raffreddare. E quindi il COP cosa rappresentava? Il COP del frigorifero era appunto quello, l'utilità del mio sistema, quindi il QB, diviso quello che dovevo dare, L, giusto? Quindi era, quindi abbiamo scritto questo uguale ancora QB su Q con A meno QB. Ho diviso tutto il QB e quindi a questo punto, attraverso facili semplici passaggi, ottenevo che il COP in generale di una macchina di, diciamo, di Carnot, questo è vero sempre, no? Nel nostro caso, quello di una macchina frigorifera di Carnot era uguale a TB fratto TA meno TB. Ci siete? Allora, noi adesso, questa è una macchina ideale che sappiamo che non esiste, è una macchina limite, è una macchina alla quale noi vorremmo, diciamo, che vorremmo ovviamente raggiungere e che può essere il nostro riferimento fisico ideale. Cioè, meglio di così è impossibile fare, meglio della macchina di Carnot. Perché? Perché ci sono le reversibilità. Vediamo come funzionano le macchine reali e quanto si discostano dalla macchina di Carnot. Ovviamente io vi faccio prima il frigorifero, poi ritorniamo sulla macchina di Carnot, sulla pompa di calore, e vediamo anche sulla pompa di calore, vediamo quali sono le differenze. Ci sono dubbi? Vi ricordate tutto questo? Ci sono delle, diciamo, dei dubbi? No. Allora, andiamo avanti. Allora, che cosa faccio per poter realizzare quelle, diciamo, quelle trasformazioni? Ovviamente, la prima cosa che dico per poter fare, diciamo, io so bene che i miei sistemi riescono a lavorare bene quando gli scambiatori sono a pressione costante, giusto? E non a temperatura costante, perché ho difficoltà di mantenere la temperatura costante, diciamo, durante uno scambiatore. Se ciò... se ho un fluido, un gas o diciamo, un liquido a cui cedo o prendo energia, è chiaro che si raffredderà o si riscalderà in funzione di ciò che faccio. Allora, dov'è l'unico punto in cui a pressione costante io posso mantenere, diciamo, isotermico? Sotto la curva a campana. Sotto la curva a campana vi ricordo che l'isobara è anche un isoterma. E quindi se io posiziono, come ho fatto per il ciclo Rankine, quel ciclo sotto la curva a campana, lo realizzo abbastanza facilmente. Allora, che cosa faccio? Prendo un fluido, mi metto sotto la curva a campana e faccio, e mi metto esattamente a fare quello. Prendo due set, ovviamente, in questo caso ricordiamoci chi sono i due set, perché altrimenti, diciamo, anche qui facciamo un po' di confusione. Allora, evidentemente, se io voglio, sto raffreddando una cella, qual è la nostra cella frigorifera in questo caso? Il 7B o il 7A, ragazzi? Io devo raffreddare, diciamo, il frigorifero, no? Devo raffreddare che cosa? O la cella di sotto, la cella frigorifera, quella, diciamo, il freezer, per capirci, oppure la cella normale, la frigorifera, quella a temperatura di 4 gradi, quella di sotto, va bene? Che normalmente viene posizionata sotto. Quindi il 7TB in questo caso è quello che si trova a temperatura inferiore rispetto alla temperatura dell'ambiente, giusto? Quindi questa è la mia cella frigorifera, da cui voglio estrarre continuativamente ovviamente energia termica per portarla all'ambiente esterno, che si trova mediamente, abbiamo visto, a circa 20 gradi. Allora,
Quindi che cosa c'ho? Ho questo, attenzione, quindi il Ticonà è il mio ambiente, per capirci, lo scrivo qua sopra, ve lo scrivo per ricordarvelo, no? È il mio ambiente. E questo qua, ovviamente, il Ticon B è la mia cella. Beh, la cella figurina. Ora si aspetta a questa cella, se io fossi bravissimo a fare questa, diciamo, questa macchina, se avessi una macchina di Carnot, io opererei secondo 1, 2, 3 e 4. Va bene? Con delta T praticamente infinitesimi. In realtà non sono così bravo. La prima cosa che devo cedere è ovviamente capire che questi delta T non possono che essere finiti. Perché non possono che essere finiti? Vediamo un po'. Vogliamo fare un momento insieme questo ciclo, prima ancora di fare questi ragionamenti. Vediamo, costruiamolo questo impianto, va bene? Allora, questo impianto lo posso ricordare, la trasformazione la posso fare nel tempo o nello spazio? Nel tempo è quando prendo la cella, prendo il mio sistema e lo metto prima a contatto col set con A e aspetto che si raffreddi. Poi lo comprimo, vi ricordate come facevo quando avevo questi sistemi chiusi? Facevo in questo modo. Oppure prendo e sposto il fluido, come accade nei sistemi aperti, giusto? Quindi questa trasformazione la faccio avvenire spostando il mio fluido all'interno della mia macchina, del mio impianto. Ovviamente in questo caso cosa ho? Ho un primo scambiatore, anzi, partiamo da uno. Ho in primo luogo una compressione, giusto? Quindi metterò un compressore nel mio sistema. Quindi questo è il mio compressore e quindi uno, entro nelle condizioni 1. Ed esco nelle condizioni 2. E qua è abbastanza facile fare questa cosa. Va bene. Dopodiché, che devo fare? Dopo diciamo, essere arrivati in 2, ragazzi. Devo fare. Questo è un vapore. Che vapore è? Così diciamo cosa dove mi troverete. In condizioni di vapore stato secco. Giusto. Per cui lo devo far condensare. Quindi ho bisogno di uno scambiatore che chiamerò come? Condensatore, ovviamente. Quindi ho bisogno di un condensatore. E che cosa fa questo condensatore? Mi riporta, ovviamente andrà a cedere energia all'ambiente, quindi al mio set Ticon A, portando le condizioni dal punto 2, portando alle condizioni del punto 3. Giusto? Quindi da 2 arrivo a 3. Sto sempre quindi lavorando in questo modo con un sistema aperto, non più con un sistema chiuso, che potrei ancora fare, ragazzi. Cioè io potrei tranquillamente percorrere questo ciclo con un sistema chiuso. Lo abbiamo già visto, vi ricordate? Cioè devo prendere e spostare, dovrei prendere diciamo, tutta la cella frigorifera e spostarla sulla piastra fredda. Poi spostarla sulla piastra fredda, diciamo, sarebbe un po' diciamo, complicato farlo. Invece così lo fa l'impianto, lo fa ciclicamente, è molto più semplice fare questo. Ovviamente da 3 devo fare che cosa, ragazzi? Qua che cosa faccio avvenire? Una espansione. Quindi cosa c'è bisogno per fare un'espansione? Una turbina, per esempio. Quindi avrei bisogno di una turbina. E poi ancora, arrivato nel punto 4, cosa dovrei fare? Quindi arrivo in 4. Lo porto in... Metteteci le freccette, giusto per ricordarvi di non sbagliarvi mai, eh? È chiaro che la numerazione 1, 2, 3, 4 vi fa capire che fa così e non diciamo in modo inverso, però non si può mai sapere. Quindi una volta che siete arrivati in 4, che dovete fare? Poi abbiamo il punto 4, in che condizioni sarà? Qua ci sarà liquido più vapore e quindi dovete portarlo più possibile ci diciamo, verso un titolo alto. Quindi che deve fare? Deve evaporare. Quindi ho bisogno di un evaporatore. Quindi uno scambiatore che prende ovviamente una certa quantità di energia per far evaporare il fluido. Dove la prende? Dal 7T con B. Chi è il 7T con B? Il punto B se lo prende da qua, il punto A l'abbiamo preso da qua e questo si deve prendere l'L punto da qualche parte. Q punto B da chi lo prendo? Dal mio 7B. Chi è il 7B, ragazzi? La mia cella frigorifera.
Va bene? Ora, dobbiamo fare alcune considerazioni. Questo in generale, se ancora tutto fosse quasi ideale. Nella realtà, già voi, già guardando questo ciclo e già facendo delle osservazioni che già abbiamo fatto sui cicli diretti, perché sui cicli diretti alcune cose già le abbiamo dette, possiamo dire che alcune cose o non le posso fare o costerebbero troppo, giusto? Allora, vediamo quali non posso fare e quali costerebbero troppo. Allora, se io volessi avere uno, iniziamo dagli scambiatori, la cosa più facile. Perché abbiamo detto che gli scambiatori, io con delta t infinitesimi, li potrei teoricamente pure fare, teoricamente. Ma qual è il grosso problema? Dovrei fare, diciamo, scambiatori infiniti. Perché? Che cosa abbiamo scritto per giustificare questo discorso? Vi ricordate? Abbiamo scritto una formula della che abbiamo anticipato una parte della trasmissione del calore. Abbiamo scritto questa relazione, che la potenza termica che viene ceduta in uno scambiatore, questo è uno scambiatore sostanzialmente, io lo sto idealizzando come se fosse il set e la, diciamo, la parte evaporatore, ma so bene che questi sono scambiatori invece a superficie, in questo caso, a miscele in altri casi, diciamo, questo è un caso di scambiatore a superficie. Quindi in cui c'è, cioè, il fluido che evolve in questo, diciamo, in questo ciclo e che si prende una certa quantità di energia da che cosa? Al 7B, cioè in questo, nel nostro caso il frigorifero di casa nostra, dall'aria che si trova all'interno della cella, diciamo, frigorifero. Giusto? Bene. Allora, se volessi fare che questo evaporatore, che normalmente si trova all'interno del frigorifero, dove è collocato, ragazzi? Allora, vi faccio uno spaccato del vostro frigorifero di casa vostra. La cella è fatta così, sostanzialmente. Qua c'è, diciamo, la parte della cella frigorifera e sotto c'è l'altra, c'è l'altro sistema, no? C'è l'altro, c'è l'altra cella. Normalmente sono messe a due temperature differenti. Allora, a noi ce ne serve una, quindi questa qua per il momento, diciamo, la tralasciamo. Se aprite la porta del frigorifero, cioè questa porta portellone qua, di fronte, dietro qui, trovate una batteria di scambio, cioè trovate una grossa piastra all'interno del quale circola questo fluido. Va bene? Allora, che cosa fa questa batteria? Se, diciamo, normalmente questa batteria, se la toccate, è più fredda del frigorifero, perché è più fredda, secondo voi? Perché deve prendere, che cosa? Dalla cella frigorifera che si trova alla temperatura TB, deve prendere una certa quantità di calore, giusto? Quale? La potenza QB che serve alla cella per rimanere alla temperatura alla quale io ho fissato la temperatura di funzionamento della cella, giusto? E perché si deve prendere questa certa quantità di energia, secondo voi? Se la prende continuativamente, questa, diciamo, questa potenza QB, che cosa succede, diciamo? Cosa dovrebbe succedere? Se questa cella fosse adiabatica, la temperatura scenderebbe giù in modo sempre più giù, cioè arriverebbe a temperature bassissime. Perché non accade questo? Semplicemente perché questa cella, sebbene è ben coibentata, perché se voi andate ad aprire le porte, le pareti del frigorifero, c'è del polistirolo, ma non le posso fare in realtà infinitamente grandi. Per cui che cosa c'ho? Ciò che da questa parete qua, eccetera, dai cibi che introduco, che cosa fa? O reintroduco un carico, introduco una certa potenza termica che entra all'interno della cella. Quella cella, quella parte di potenza che entra dall'involucro è quella che voi dovete levare per mantenere la temperatura costante. Questo è il problema del frigorifero. Se no, non servirebbe levare continuativamente le celle frigorifere e levare la QB. Perché ne ho bisogno? Perché non esiste. Sebbene noi idealizziamo, no? Facciamo il vaso di uva, diciamo il vaso, il termos ideale è adiabatico. Non è vero, il termos non è adiabatico. Va bene? Si avvicina all'adiabaticità. Quindi voi, sebbene possiate, diciamo, ben coibentare queste, diciamo, queste pareti, una certa parte, diciamo, di energia comunque passa. Poi vedremo alla parte di trasmissione quanto ne passa. E quindi quella quantità di energia, diciamo, di energia che esce, diciamo, che viene dal, diciamo, dall'ambiente in cui voi state e entra all'interno della cella, voi dovete prendere il vostro sistema frigorifero, che è questo, che non è questo, che non è il frigorifero, è l'impianto frigorifero. Dove sta questo impianto? È collocato praticamente, è molto compatto, è collocato in parte, diciamo, la parte di evaporatore dentro proprio alla cella frigorifera. E ve ne accorgete che a temperatura più bassa, perché nei vecchi frigoriferi, quelli non ventilati, su quella piastra molto spesso si formava ghiaccio. Se si formava ghiaccio, cosa vuol dire?
vuol dire che stava al di sotto della temperatura di 0 gradi, se no non si formava ghiaccio, giusto? Quindi che cosa vuol dire? Che se qua dentro stanno i 4 gradi, quella sta al di sotto di 0. Quindi non sta alla stessa temperatura di 4 gradi dove noi vorremmo fosse, ma dove sta? Sta a temperature di 4, 5, 6, dipende dalla bontà del frigorifero, 7 gradi più in basso. E ovviamente questa è la parte di evaporatore. Poi c'è qui sotto, c'è una parte del compressore. Se girate il frigorifero, ci guardate dietro, in questa parte c'è il compressore e in quest'altra parte c'è la parte invece del condensatore, sulla parte esterna, che funziona esattamente come, diciamo, come questo. Prende la quantità di energia che ha prelevato più il lavoro che voi avete dato e la porta all'esterno. Quindi è molto compatto sul frigorifero questo sistema, va bene? Perché voi avete i due scambiatori, uno e due, una parte sta dentro, ovviamente una parte sta fuori. Vi è chiaro come, diciamo, come è fatto il frigorifero? Allora, vediamo adesso, diciamo, quello è il frigorifero reale, non è ancora questo. Alcune cose le abbiamo viste, cioè i due elementi fondamentali del frigorifero, il condensatore e l'evaporatore, li abbiamo visti lì dentro. Adesso vedremo tutto il resto. Quanto sono grandi questi oggetti? Questi oggetti, l'area di questi oggetti è fondamentale nello scambio, perché ho qui dentro un fluido che, cioè, poi vedremo, chiameremo basso bollente o fluido frigorigeno, che, diciamo, opera all'interno di questo, diciamo, di questo sistema, di questo impianto, e che ovviamente, diciamo, in questo caso sta evaporando e ha una differenza di temperatura che è uguale a che cosa, ragazzi? L'abbiamo visto l'altra volta questa formula, ve la ricordate? L'abbiamo vista più volte in più salse, ogni volta che abbiamo parlato di scambiatori, sia da soli, sia poi negli impianti, eccetera, abbiamo richiamato questa relazione, ve la ricordate? U per A. Bravissimi, questo è uguale a U per A per delta T, dove il delta T, che delta T è, ragazzi? È questa differenza qua di temperatura, va bene? Allora, se io la voglio fare infinitesima, è chiaro che dovrei, se questo diventa infinitesimo, l'area diventa infinita. Cioè dovrei avere un'area di questo oggetto che si prende tutte quante le, diciamo, diventerebbe, diciamo, occuperebbe tutte le pareti del frigorifero e neanche forse ce la potrebbe fare, va bene? E quindi ovviamente questo non lo posso fare per un fatto, per un problema di costi, per un problema tecnologico e così via. E evidentemente quindi devo giocare, diciamo, su, anche un po' sul, diciamo, in qualche modo devo giocare su questo delta T opportunamente riducendo quest'area, ma attenzione, io potrei anche in qualche modo come costruttore, per aggiungere qualche stellina, non so se avete visto adesso il numero di stelline che stanno vicino, diciamo, no? Quindi per aggiungere le stelline al mio condizionatore, che cosa devo fare? Io questo lo devo, cioè, devo tenere in conto, perché evidentemente vedremo, ma è facile capire senza arrivare al COP, lo potete capire già adesso, più riducete la reversibilità e meno spendete. E che cosa posso fare per ridurre ancora i tempi? Potrei anche, diciamo, per consumare di meno, attenzione, non soltanto lavorare sul COP della macchina, ma anche sulla quantità di calore che devo estrarre. Cioè, da un lato c'è l'efficienza di questa macchina, ma il frigorifero è fatto di due cose. È fatto di un involucro coibentato, tanto meglio è coibentato, tanto meno ho bisogno di energia di raffreddamento. Quindi questo da un lato, e dall'altro devo migliorare la prestazione della mia macchina. Allora, noi in questa prima fase del corso guarderemo gli impianti soltanto, quindi la parte dell'impianto frigorifero. Nella seconda parte, cioè tra un poco, ci occuperemo invece di quest'altro aspetto, cioè cosa fare per diminuire quella QB, quindi per avere il meno possibile di potenza QB che viene in qualche modo dalle pareti dell'involucro del frigorifero. Vi è chiaro quindi? Non confondete le due cose, perché sono due problemi diversi. Uno è la combinazione della carcassa, un'altra invece è la macchina frigorifera. Sono due aspetti diversi. Ora noi che facciamo? Facciamo un discorso a pezzi, un nemico alla volta. Supposto che mi servono 100, cioè, supposto che mi serve un kilowatt frigorifero, vado a progettare il mio impianto, va bene? Quindi lo do come dato di progetto, va bene? Ovviamente potrei dire, vabbè, ma io per avere un frigorifero da 30 litri
50 litri, ne ho bisogno di meno, perché posso coibentare, perché vanno, si comprano a litri, no? Cioè, tanto più grande è la capacità, tanto più grossa è la taglia del frigorifero. E tanto più grosso è il volume del frigorifero, cioè la taglia, tanto più è l'area disperdente. E quindi tanto più consuma. Quindi attenzione alle stellette, guardate le stellette e quanto consuma. Perché le stellette fanno parte del, diciamo, di quanto è efficiente la macchina. Il consumo è funzione anche del, diciamo, dei volumi. Chiaro? Quindi io dico, compro la macchina a, diciamo, a 5 stelle, e però voglio dire, mi sono preso una macchina che ovviamente non ci metto dentro, diciamo, la cena e il pranzo di una giornata. Ci metto dentro, diciamo, posso fare la spesa ogni 20 giorni, e vabbè, non è una cella frigorifero, non è più una, diciamo, un frigorifero di casa. E ovviamente consumerà molto di più. Quindi attenzione, va bene? Perché molto spesso si fa confusione. Lo stesso si fa confusione con le case. Lo stesso discorso, no? La certificazione energetica. Perché voi prendete la classe A, la classe B, la classe C, ma quanto? Tot a metro quadrato. È chiaro che se io mi prendo non la casa a 50 metri quadrati, ma se me la prendo a 500, a parità di classe consumo 10 volte di più. Giusto? Quindi attenzione anche a questi aspetti che non sono assolutamente trascurabili. Ritorno indietro sul nostro problema. Quindi è chiaro che nella macchina reale non potrò più andare su un delta T infinitesimo, ma purtroppo avrò un delta T finito. Ragazzi, scusatemi se faccio questa cosa che non dovrei fare. Cioè, io qui non avrei dovuto spostare, adesso per un fatto grafico e di semplicità vi ho spostato i 7. No, i 7 restano quelli. Devo spostare le temperature del fluido. Cioè, la temperatura TA e la temperatura TB sono dati di progetto. Una è la temperatura ambiente e l'altro è la temperatura della cella. 4 gradi, perché 4 gradi? E non meno 10 gradi e non meno 20 gradi? O non 6 gradi o 7 gradi? Da dove viene questo fatto? Non viene dagli ingegneri, ma viene ovviamente da chi? Da un problema medico-sanitario, biologico, giusto? Che cosa ci dicono questi studi? Quindi gli agronomi, diciamo, le persone che si occupano ovviamente di conservazione dei cibi, cosa ci dicono? Cioè, guarda che al di sopra di certe temperature la proliferazione di batteri eccetera diventa molto più elevata, per cui devi stare al di sotto di una certa temperatura. E quindi io mi metto a 4 gradi, perché 4 gradi sono sicuramente una temperatura al di sotto della quale io riesco a conservare i cibi per un tot numero di giorni. E devo mantenerla, tra l'altro c'è tutto un problema ingegneristico della catena del freddo, perché questi cibi normalmente dovrebbero sempre mantenersi a quella temperatura. Non è che io posso staccare e attaccare il frigorifero. Voi il frigorifero di casa vostra, a differenza dello scaldabagno, che potete staccare e attaccare quando volete, o del riscaldamento, va bene? Il frigorifero non lo staccate mai, va bene? E lo stesso varrebbe per quando uno viene colloca i cibi, perché uno dovrebbe andare con la borsa termica a fare la spesa, ed evitare che i cibi che ho preso al supermercato poi salgono in temperatura e poi rimetto dentro al frigo. Non dovrebbe accadere questo. O i cibi congelati che metto sopra scendono al di sotto di determinati valori. Ma questo è un altro problema, lo vedrete nei corsi che farete più avanti, per chi ovviamente approfondirà nella tesi, perché approfondirà questo tipo di problemi. Ovviamente questo vale per i farmaci, vale per un sacco di problemi. E tra l'altro ci sono degli aspetti molto interessanti dal punto di vista misuristico, voi che state facendo misure, perché esistono, per esempio, per alcuni alimenti, dei termometri che mi segnalano il fatto che sono andato al di sopra di una certa temperatura. Si chiamano termometri a viraggio di colore, sono messi proprio sulle scatole di temperatura, mi segnalano, guarda, questa scatola, diventa di un altro colore ovviamente il sensore, per quando quella scatola di alimenti si è portata al di sopra di una certa temperatura. Adesso ci sono cose ancora più importanti, per esempio sono state messe appunto delle tasche in cui segnalano, posso addirittura segnalare la storia delle temperature, non soltanto la temperatura. Quindi memorizzare all'interno di questo microchip la temperatura durante ovviamente tutto quanto il trasporto. Per esempio per le sacche di sangue, in alcuni paesi europei è obbligatorio questo tipo di rilevazione della temperatura. Questo per farvi capire come problemi ingegneristici si intersecano spesso con problemi ovviamente alimentari, problemi medici, eccetera. Quindi l'ingegnere deve un poco, quando si specializza in un determinato settore, ovviamente deve guardare una serie di aspetti, non soltanto quello ingegneristico. Allora, ritornando a noi,
Quindi, fermo restando le due temperature T A T B, quelle sono fisse, sono i dati di progetto che c'avete. Potete allargare, potete spostare più in giù e più su, ovviamente, il vostro impianto. Ora, è chiaro che una volta che voi vi siete spostati più in giù e più su, avete il delta T che vi serve, ma più ancora abbiamo alcune cose. Quindi, ovviamente, il fatto di essere spostati, diciamo, in questo modo, io vi ricordo, dà luogo a un COP che è più... Vi ricordate com'erano i COP? Io avevo fatto i COP delle macchine che erano... avete già dimenticato. Erano funzioni fissando, diciamo, voi avevate, vi ricordo che... se questa era il COP della macchina di Carnot, questa è, diciamo, la temperatura, ovviamente in questo caso T con A è fissata, no? E la temperatura TB, essendo più piccola di T con A, ovviamente andava così, vi ricordate? Invece quella della, diciamo, della pompa di calore andava, tendeva, diciamo, ad 1 al, al peggio. Allora, evidentemente, quindi, se voi avete una certa, un certo COP ideale, nella realtà voi state sempre al di sotto del COP ideale, il COP della macchia di Carnot, cioè state fissata la temperatura TB, TB star a questo punto, non, è, non sarà questo il COP, ma sarà sicuramente più piccolo. Di quanto più piccolo? Questo lo abbiamo visto modificando le temperature T, diciamo, TB in questa formula e TA in questa formula. Perché? Come l'abbiamo visto? Perché abbiamo trasformato questa relazione in TA medio di somministrazione e di cessione e abbiamo visto come cambiavano il COP al variare del delta T. Non so se ve lo ricordate, ho fatto le reversibilità esterne, non ve lo ricordate più. Abbiamo visto, abbiamo introdotto la generazione, diciamo, di S generato qui dentro. E abbiamo visto che il COP è sempre più piccolo, il COP della macchina reale è sempre più piccolo della macchina, ovviamente, della macchina di Carnot. E questa cosa ovviamente vi penalizzerà non solo perché la macchina reale deve lavorare con un delta T finito, ma perché se andate a vedere questo ciclo, in realtà ancora non lo possiamo realizzare per così com'è, per defatti tecnologici. Vediamo perché. Allora, secondo voi che cos'è che non va in questo ciclo per quello che ci siamo già detti per altri motivi? Io qui sto partendo dalla compressione di un flusso che è bifase. Secondo voi funziona bene questo compressore in bifase? O si rompe dopo qualche minuto? Si rompe, sì. Quindi che devo fare per non farlo rompere? Lo devo portare in una zona in cui non c'è più un flusso bifase, ma in una zona in cui c'ho soltanto del, diciamo, del vapore salato. Va bene? Quindi lo devo spostare più a destra, al limite qui. Poi se vado più, cioè ancora più a destra, non ho problemi. Per cui se lo porto qui, quando salgo con una diabatica internamente reversibile, per raggiungere questa pressione, perché questa pressione è la pressione del condensatore, ovviamente non mi potrò più spostare qui, devo andare più su, devo andare il punto 2, deve trasformare, cioè deve portarsi fin qui, vi trovate? E questo in termini di prestazione che cosa comporta? Qui nulla, anzi addirittura c'è un vantaggio. Qual è il vantaggio secondo voi? Il fatto di avete allargato quest'area. Vediamo un po' se adesso vi siete diventati smart guardando i cicli diretti. Secondo voi, se io ho quest'area più grande, anzi in particolare quest'area, giusto per farvi... vediamo un po'. Cosa rappresenta quell'area, ragazzi? QB quale? QB grande? Cosa rappresenta questo? Q punto B? No, QB piccolo. Cioè, quindi, che cos'è quel QB piccolo? Quindi specifico, no? Ecco, allora, che cosa vuol dire? Che diventa più grande questo calore specifico al, diciamo, che sto levando al, diciamo, al 7TB? È un vantaggio che è più grande o non mi importa nulla? No, ragazzi. Allora, io vi ho detto, guardate, diciamo, ricordatevi quello che vi ho detto inizialmente. Allora, ricordiamoci, io vi ho detto, ragazzi, il dato di progetto che vi dirà, diciamo, in azienda, al che arriva sul tavolo del progettista,
Io ho fatto la carcassa, voi fate l'impianto, va bene? State facendo l'impianto frigorifero? Sì. Allora, questa carcassa ha un kilowatt QB che voi dovete levare, giusto? Avere come impianto questo Q.B più grande, che cosa diciamo comporta dal punto di vista progettuale, secondo voi? Scusate, che rapporto c'è tra Q.B e QB? Che rapporto ci sta, ragazzi? Allora, questo è rimasto lo stesso, questo è aumentato. La massa, ragazzi, la portata massica, giusto? Ormai siamo alla quinta, sesta, settima lezione su sistemi aperti. Allora, è la portata massica, che cosa ha fatto? È diminuita. Se questa aumenta, questo QB è uguale a che cosa? M punto per QB piccolo, giusto? Se questo sta aumentando, questo diminuisce. E diminuire la portata massica, che vuol dire in termini di scambio, diciamo, lo scambiatore? Ovviamente la taglia dello scambiatore per me diventa piccola da questo punto. Quindi ho un vantaggio da questo, diciamo, da questo aspetto. Avere quest'area più grande sicuramente mi presenta un vantaggio. Attenzione, perché qui il delta T, succede qualcosa al delta T? Succede niente, è rimasto lo stesso. Qui succede qualcosa a questo delta T? Questo delta T qui. Adesso il delta T qual è? È questo qua. Cioè il delta T che ho al condensatore è una prima parte in cui non ho condensazione, in cui ho solo un raffreddamento del mio, del vapore del mio fluido frigorifero che ho dentro, giusto? Va bene? E una seconda parte invece in cui ho la condensazione vera e propria, giusto? Allora, la domanda che vi faccio è: secondo voi, dal punto di vista dei delta T, qui ho un vantaggio? Dal punto di vista delle reversibilità, ancora meglio, ho un vantaggio? Non ho un vantaggio. O resta uguale la situazione? No. Che cosa si sta cambiando? Il delta T medio è diventato più grande. Se il delta T medio è diventato più grande, che cosa succede al COP, secondo voi? Peggiore il COP, perché ho maggiore irreversibilità, è evidente, giusto? Vi trovate, no, ragazzi? Sì. Il delta T più grande peggiora, cioè un S generato più grande. E un S generato più grande vuol dire che il COP della mia macchina peggiora. Va bene? Allora, quindi, questo me lo tengo, non c'è nulla da fare purtroppo. Mi tengo questa situazione. Anzi, andrà ancora peggio. Perché andrà ancora peggio? Perché nella macchina reale, ragazzi, cosa succede? Non mi fermerò nel punto 2S, ma andrò fino al punto 2, andrò ancora più in alto. Quindi le cose, quando vedremo le irreversibilità interne, le cose peggioreranno ancora di più. Ma fermiamoci ancora un attimo. Andiamo a vedere cosa succede quando arrivo nel punto 3. Allora, adesso mi dite nel punto 3 che cosa sta succedendo. Allora, abbiamo parlato di problemi tecnologici sulla compressione 1-2 e abbiamo a questo punto risolto il problema, perché spostandoci nel punto 1, nel nuovo punto 1, non ho più il problema ovviamente di comprimere un flusso bifase. Questo problema l'ho risolto dal punto di vista tecnologico, va bene? Adesso lo stesso problema me lo ritrovo però anche qui, 3-4, attenzione, va bene? Perché io qui ho una espansione di un flusso che entra nella curva a campana, giusto? Vi trovate? Posso far lavorare bene questa turbina su bifase? Funziona, giusto? Per cui, allora, lui dice giustamente, ma io potrei andare un po' più in qua. Attenzione, questo non funziona così, eh? Perché non vado così? Perché lui ha fatto così. Fatti in orizzonte, chi è che ha fatto così? Dove stai? Posso andare così? Teoricamente potrei pure andare, ma non con questo impianto. Perché se questo impianto tu continui a raffreddare qua, dove se ne va, secondo voi? Scende come cosa? Con una... Che trasformazione è questa, ragazzi? 2-3. Che trasformazione? È un isoterma, ma per un motivo molto, semplice, non è più un isoterma. Qua prima era un isoterma.
è un isobara, ragazzi. Prima era un'isotermo barica, quindi era un'isobara e un'isoterma, ma in realtà è un'isobara. Se e solo se il mio scambiatore è internamente reversibile, lo ripetiamo 50 volte questa cosa, perché in realtà un poco la pressione diminuisce, ma questo per il momento lo trascuriamo ingegneristicamente. Ora lui dice, io continuo a raffreddare, perché così mi levo, mi allontano dalla curva a campana. Ma teoricamente potrei continuare a raffreddare, questo non va neanche così, va quasi vicino alla curva a campana, ragazzi, questo scende così. L'abbiamo visto come vanno le sobere lì vicino, ve le ricordate? No. Accarezzano la curva a campana. E quindi alla fine che ho fatto se arrivo qua? Che hai fatto? Non hai fatto niente. Quindi un po' non hai fatto niente, va bene, quindi non lo faccio. Un poco, diciamo, che cosa recupererei? Seppure volessi fare questa molto più in alto, potrei salire più in alto qua, potrei, diciamo, spostarmi quanto più possibile a sinistra. Ma signori, che stiamo recuperando qua 3-4? Ditemi voi. Cioè io sto espandendo che cosa? Un... Che cosa sto facendo espandere qua? Un... Un liquido. Un liquido. Ma secondo voi, quando pure l'ho portato tutto sul liquido e faccio espandere un liquido, ma che lavoro recupero? Perché questo è un recupero di lavoro, giusto? Perché qua sto dando lavoro, qua me lo sto recuperando e poi me lo rispendo qua sopra, giusto? Ma quanto recupero? È un problema recuperato, sicuramente è un problema recuperato. Ma io vi dico, supponiamo che adesso vogliamo accettare la sfida di recuperare questo lavoro, ma quanto mi recupero? Abbiamo visto che il volume specifico sul liquido è molto più piccolo del recupero, quindi non recupero niente. Per cui dovrei fare una fatica enorme a riprogettare questo, diciamo, questo impianto, andando a cercare, diciamo, di modificare altre cose, per poi non avere nulla, ma non ci rinuncio. A me che cosa serve nel ciclo? Mi serve riportare le condizioni del fluido dalle condizioni 3 alle condizioni 4, che sono la pressione più bassa. Come posso, senza recuperare niente di lavoro, portarla nelle condizioni 4 a pressioni più basse? C'è un componente che mi fa cambiare la pressione semplicemente riportandola nelle condizioni 4? Allora a questo punto, qua signori, a me non mi importa proprio niente di recuperare, diciamo, lavoro qua. Prendo e mi metto una bella valvola di laminazione qua e mi porto nelle condizioni 4, adesso dobbiamo vedere dove arrivo nelle condizioni 4, con una bella valvola di laminazione. Giusto? Come giusto? Ha proposto la vostra collega. Quindi, adesso però mi deve fare la trasformazione. Che trasformazione è la trasformazione 3-4? Domanda? È una? Poi, che trasformazione è? La trasformazione 3-4 che avviene sulla valvola? Una diabatica? Sicuramente è una trasformazione, diciamo, che avviene senza scambio di calore, sicuramente. È una diabatica sicuramente irreversibile, e quindi che cosa c'ho? Scriviamo un bilancio sulla valvola, l'avete scritto? Ve lo ricordate qual è il bilancio sulla valvola? M punto H3. C'ho calore, diciamo, in ingresso e uscita? No. Lavoro ingresso e uscita? No. Quindi? È uguale a m punto h con 4, giusto? Quindi è una trasformazione che ha entalpia finale uguale all'entalpia iniziale. Quindi la mia, se io seguo questa trasformazione, perché la tratteggio? Questa è l'isoentalpica, ma io non faccio l'isoentalpica perché è una trasformazione irreversibile in cui è neanche quasi statica, in cui io non riesco neanche a star seguire il, diciamo, il processo di trasformazione, giusto? Non è quasi statica, è irreversibile, per cui non è isentalpica. Alla fine avrà l'entalpia iniziale o l'entalpia iniziale, ma non so qual è il percorso. Va bene? Perché io so, ricordiamoci che questi processi che io posso disegnare sono quelli della termodinamica classica o del continuo, che sono fotografie di stati di equilibrio. Alla faccia dello stato di equilibrio sulla valvola. Cioè, in un solo momento prendo, lo faccio completamente, diciamo, lo lamino facendo, cioè, portarlo a pressioni, diciamo, molto molto più basse. Non è una trasformazione quasi statica, non è una successione di stati di equilibrio, per cui posso solo dire che H3 uguale a H4.
Quindi prendo l'isentalpica, mi intercetto l'isomera inferiore e mi fermo nel punto 4 in cui l'entalpia 3 è uguale all'entalpia 4. Va bene? Chiaro? Non mi importa niente adesso, diciamo, di quale è il percorso preciso della trasformazione. Però so che se lo facessi quasi staticamente seguirebbe questo, questo percorso. Lo faccio in modo compatto perché mi conviene farlo in modo compatto, quindi non in modo quasi statico, e quindi diciamo, mi metto in tratteggio quella cosa. Questo è il motivo per cui sui testi trovate il tratteggio invece della linea continua. A me? Questa arcana, perché qua tratteggio? L'arcana è questo, è un fatto termodinamico. Va bene? Quindi, a questo punto, cosa abbiamo guadagnato, ragazzi? E cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo perso? Cosa abbiamo perso? E qua questo l'abbiamo perso. Questo pezzo qua, non c'è più. Giusto? Questo pezzo, diciamo, di raffreddamento che prima avevo, l'ho perso. Va bene, qualcosa ho posato dal punto di vista, diciamo, termodinamico. Va bene? E qualcosa ho posato anche dal punto di vista del COP. Perché quella parte di lavoro che avrei potuto, quella piccola parte di lavoro che avrei potuto recuperare, non ce l'ho più, quindi evidentemente c'è un LC che è un po' più grande, ma era talmente complicato riprenderla che ci ho rinunciato al principio. E questo è il ciclo base su cui lavorano tutti gli impianti frigoriferi. Il ciclo base, cioè ci sono, come in tutti gli altri cicli, anche delle modifiche per migliorare ovviamente il conto del mio ciclo. Mi fermo 5 minuti. Thank you.